non vuole, me lo metto qua, te lo segni. Tanto quando vado sempre in campo mi viene un battito di barone. Dico? Dammi un po' di niente ancora, ci sono ancora niente. Allora, 2 gol, 2 munizioni. Hai fatto 4 oggi, eh? Eh sì, ho fatto un poker, dai. Così salti quarti, carino, eh? Perché con 7 punti passerate sicuramente tutte e due. Però, dai, 2 gol li fai spesso? Eh sì, dai. Ogni tanto capita di fare dei gol. Mi fa piacere. Mi racconti la tua storia? Allora, io ho sempre giocato alla Bassa Parmense, da quando ero piccolo, poi ho fatto un anno all'Audace, poi sono ritornato alla Bassa, ho fatto la Juniors l'anno scorso con la Virolese, quest'anno sono arrivato qua al Borgo. Ho capito, io ti faccio i miei complimenti perché hai fatto 2 bei gol. Grazie, grazie mille. Anche l'espulsione è stata bella. Beh, fallo un po' ingenuo però. Vabbè, ci sta. Ciao. Ciao. No, sono continuato a casa. Cosa è successo? Sì.
Groppi Nicola, Groppi, cioè sono tutti Groppi, era Ghirano. Non lo so, probabile che sia una famiglia estesa. Hai qualche parente giocatore? Perché di Groppi io ne ho conosciuti tanti. Sì, c'è un mio fratello che ha giocato al Parma tutte le giovanili praticamente fino alla primavera, però di resto zero. E adesso dove gioca? Adesso ha smesso. Ecco, per piacere. Te mi racconti la tua storia? Ah, sono sempre stato alla Langhiranese, ho sempre giocato lì da quando ero alto così fino adesso e spero di continuare a starci. Ascolta, hai esordito in primo quest'anno? Sì, già esordito e già da un anno o due che comunque vado a fare allenamento, comunque sono aggregato a loro. Ok, ti ringrazio e io sono stato breve. Sì, alla prossima. Grazie, alla prossima. Bertolà.
tempo si è concluso con il risultato di Langhiranese 3, Borgo San Donnino 2. Allora, mister, io non riuscivo a credere ai miei occhi. C'è botti da oro, partita maschia, scontri in tutte le parti del campo, una velocità e un ritmo davvero che da vedere adesso, a fine, dopo che il campionato è finito ormai da due o tre settimane, cioè non, davvero non riuscivo a crederci, eppure e pensando anche che con un pareggio passavate tutte e due, è scaturito un pareggio, ma poteva vincere una, poteva vincere una. Io non ci ho capito poco in questa partita, perché tantissimi scontri, tantissimi errori tecnici, tantissime belle cose anche, sì, ma una velocità giocata, cioè, ma c'è qualcosa tra il Borgo San Donnino e la Langhiranese? No, assolutamente no. Devo dire, fare i complimenti sia alla Langhiranese e anche ai miei ragazzi, perché hanno fatto, secondo me, un'ottima partita, come hai parlato te, con una grandissima intensità. È chiaro che quando si cerca di giocare con quella velocità e con quell'intensità, qualche errore tecnico capita. Però, secondo me, chi ha visto la partita, io che ero lì, non ero proprio spettatore, però me la sono goduta, una partita che mi ha dato soddisfazione. Il risultato alla fine forse esprime i valori che c'erano in campo, risultato giusto, un pari che penso non toglie niente a nessuna delle due squadre. Sì, spettatori 120 stasera, cioè non sono pochi per un partito che in teoria contava anche relativamente poco. Credo si siano divertiti tutti, io ti faccio i complimenti, perché cioè, li avete meritati tutti e due. Voi avete pareggiato sul rigore a due minuti dopo la fine del tempo regolamentare, ma come hai detto tu, credo che fosse giusto che nessuno dei due perdesse stasera. Beh, sono d'accordo, quindi girerò i complimenti ai ragazzi al prossimo allenamento. Ciao mister, ci vediamo qua. Ciao. Ci vediamo alla prossima. Ciao mister, a te la dico in un'altra maniera. Sì, ma cieco, hanno mangiato il peperoncino tutti e 30 stasera. Io è la partita più intensa che abbia visto in questo torneo. Non ne ho mai viste. E devo e considerando che con un pareggio passavano tutti e due, adesso la gente magari vede 3-3 e dice siamo d'accordo. No, non è andata così. No, assolutamente, anzi, ce la siamo giocata tutte e due fino alla fine. Complimenti a loro e complimenti anche ai miei ragazzi, perché sono andati ai 1000 all'ora per 85 minuti. E dopo, come diceva il mister, è ovvio che qualche errore ci può stare, però faccio i complimenti ai miei ragazzi, perché siamo riusciti finalmente a passare il turno dopo che l'anno scorso avevamo fatto un torneo così, quindi quest'anno è già una soddisfazione. Poi giocare contro squadre che in teoria sono di un campionato superiore e giocarsela alla pari, insomma, è sempre bello. Specialmente per i mister, per i ragazzi, per la società, credo che siano sempre delle cose che fanno molto piacere. Tantissimo, è una soddisfazione. Andare con i ragazzi qua è una soddisfazione, perché danno sempre il 120%. Sempre, sempre, sempre. Ma anche allenamento.
Quindi, e qui si vedono i risultati, perché vanno ai 1000 all'ora, vanno, stasera andavano ai 1000 all'ora. Sarà il venerdì. Sì, no, andavano foto perché chiamavano della Valera. No, e tra l'altro, guarda, non so se hai visto o se l'hai sentito, ma davvero un bel pubblico, cioè, che per questi campionati, questi tornei, è difficile trovare 120 persone su una tribuna di un passaggio di girone. E quindi, davvero, complimenti anche a voi, come fate complimenti a Borgo San Donnino. Ci vediamo nei quarti di finale. Adesso faremo i sorteggi. Noi facciamo sempre i sorteggi, come ok, dai mister, ti ringrazio e ti saluto. Ciao, grazie a tutti. L'Anghiranese 3, Borgo San Donnino 3.